e mi sono reso conto della profonda ignoranza del mondo politico istituzionale sul volontariato. La gente che viene dalle istituzioni non sa cos'è il volontariato, sono andati a Regione a cercare di capire qual era il referente del volontariato, mi sembra che sia aggregato alla Commissione Sanità, devo ancora capire in Regione si occupa di volontariato, compresi i partiti, no? Quindi se le istituzioni non creano un rapporto specifico con il volontariato, facciamo tanti applausi, ci diciamo le cose come stanno, ma non si sa nulla. Quindi noi ci siamo presi la briga, il sottoscritto, Montoni del Mondo, Luciano Chinaglia, cuore amico e mare A dell'Ausra, abbiamo fatto degli incontri con i candidati al Parlamento e con i candidati anche alla Regione Lombardia. Allora, partecipazione dei volontari poca, quindi vuol dire che il volontariato fa fatica a discutere anche con i rappresentanti politici. Rappresentanti istituzionali, candidati, pochi, diamo onore a Marco Cara che è venuto a tutti gli incontri. Quindi questa mancanza di comunicazione poi è una mancanza poi di trasmissione dei problemi locali e delle istituzioni. E quindi arriviamo al caso Mantovano. Allora, io sono dentro l'ospedale per la mia attività all'estero, no, con la cooperazione lombarda. Quindi avevo la sede dentro l'ospedale. Quando sono entrato nell'ospedale circa 10 anni fa, c'era la volontà di fare la casa dell'associazione. Qui non l'abbiamo ancora detto, ma visto che avevamo 37 associazioni, l'associazione occupava una parte vecchia dell'ospedale e quindi la presidiavano, si è pensato giustamente di fare la casa dell'associazione. Si era del punto dove la casa dell'associazione dovevano pagare la ristrutturazione le associazioni da 100.000 euro per andare a 300.000 euro, c'è una roba incredibile. Ho preso un consigliere regionale, dove se vuoi che diventi un caso nazionale, andiamo in consiglio regionale, perché sarebbe l'unico caso in Italia dove le associazioni che fanno un'attività gratuita tirano fuori 300.000 euro per avere la sede. Da lì è cominciato il discorso del PNR. Noi abbiamo 35 milioni di PNR che devono essere spesi. Penso che abbiamo parlato della ristrutturazione dell'ospedale di Mantova già 3 anni fa, sono 2 anni che dovremmo vedere partire i lavori. In tutto questo tempo si è posto il problema perché ben 9 associazioni, visto che l'ala vecchia diventa casa di comunità, perdevano la sede. Quindi abbiamo fatto la via Crucis. Siamo andati in via Trento, dove ci sono gli uffici, che dovrebbe essere trasferito all'ospedale di Mantova, dove c'è un casino di spazio. Non si può andare perché 2 piani non hanno l'antincendio. Quindi noi abbiamo una struttura che da anni, no? C'è una struttura dove una parte della struttura sanitaria non è a norma. Siamo andati all'ATS, tenete presente il fatto di sopralluoghi più o meno ufficiali, siamo andati all'ATS, sapete che è una struttura molto antica, ci hanno dato la sede, è arrivata la grandinata, i tetti sono stati sistemati sotto il tetto del polistirolo, inagibile. Allora siamo andati all'INEL. Ma l'INEL c'era un grosso problema, quindi conclusione, in questo momento le associazioni di volontariato sono tutte confinate nella vecchia entrata dell'ospedale, io sono stato fortunato perché sono andato con l'AGA, siamo fuori in via Susani, quindi in questo momento le associazioni a cui si chiede di fare dei sacrifici fanno fatica a lavorare dentro all'ospedale. Cominciamo dei lavori, allora in nessuna riunione è stato sollevato il problema di avere la tempistica dei lavori. Io penso che un consigliere comunale, provinciale, regionale, che sa che arriva un bando, ti presenti con il progetto. Bene, noi non sappiamo ancora lo stato di avanzamento, lo leggiamo sulla Gazzetta. Quindi scopriamo, Gazzetta di Mantova, quindi non sto dicendo nulla di segreto, che il blocco E, il nuovo pronto soccorso, andrà a regime fra 2 anni. Però tenete presente che il blocco E andrà ad occupare il parcheggio, che dovrà essere rifatto. Quindi il problema adesso è che abbiamo 150.000 abitanti, utenti del distretto di Mantova, che non si sa dove verrà fatto il parcheggio. Tenete presente che poi nel parcheggio deve essere tolto l'elisoccorso, che è in deroga, perché tu non puoi avere l'elicottero pieno di cherosene attaccato alla struttura e quindi andiamo a vedere dove metteremo l'elisoccorso. Quindi tutto questo, i consiglieri regionali, io sono andato a trovarli tutti, e alcuni consiglieri, non faccio il nome dei partiti, altrimenti la mia appartenenza politica mi frega, c'è della gente che non sa quello che succede all'ospedale di Mantova. Questo è il vero problema. Sono andato da Bertolaso, mi ha dato il numero privato, però alla fine non è successo nulla, noi siamo ancora nel limbo. Allora, soluzioni. Allora, il primo problema è l'accessibilità. Non c'è dialogo, perché non è mai stato fatto un coordinamento dalla provincia tra il comune e l'ospedale di Mantova. C'è stato un momento in cui
venire all'ospedale, io vengo dalla Valle, è quasi impossibile. Noi abbiamo un problema, Mantua è una città medievale circondata dai tre laghi, no? Abbiamo letto tutti, lo dico anche gli amici, non lo sanno. Allora, noi abbiamo due soprapassi o sottopassi a Porta Cerese, vicino allo stadio, a Gambarara. Due anni di lavori. Quindi vuol dire che l'unica strada per venire a Mantova è davanti alla stazione di Mantova, dove c'è il lavoro. Quindi il primo problema è arrivare all'ospedale. Noi, comuni di confine, andremo tutti nella parte veronese. Anzi, si è già diffusa la voce che se uno ha un problema, andiamo a Peschiera, andiamo a Verona, andiamo dall'altra parte, qui l'autoambulanza non arriva. Ma non è finita. L'unico posto per arrivare, quindi, sarà davanti alla a Piazza Albertoni. Cosa abbiamo davanti a Piazza Albertoni? Le sbarre, perché noi abbiamo una linea ferroviaria Mantova-Frassino. Vi ricordo che quella linea lì, io vengo da un petrolchimico, abbiamo anche lì una barriera, dal 2017 dovrebbe essere tolta dalle ferrovie dello Stato perché lì passano le bombe, ricordate via Reggio? Quindi noi adesso abbiamo una situazione, mi sembra essere in quei film dove uno annuncia che arriva il meteorite e nessuno che crede. Allora vedremo bene quando cominciano i lavori, cosa succederà, non abbiamo il parcheggio, mancanza di abilità e le associazioni, abbiamo detto bene, dopo il lockdown sono senza soldi. Allora lì il problema dei bandi, io e Chinaglia siamo andati dalla vicepresidente della Carico, perché i bandi come sono fatti devi tirare fuori tutti i soldi e poi ti danno il contributo. Anzi, la Carico ha complicato di più la vita, tre associazioni, massimo 15 euro, puoi fare una donazione, 10%. Allora la domanda è, ma se noi facciamo un servizio gratuito, fare una convenzione, quindi con Luciano Finale siamo andati dalle fondazioni, gli hanno dati 40.000 euro, una buona notizia, per fare un campo, per fare prevenzione, lavoro che dovrebbe fare l'ATS. Quindi ai consiglieri regionali, adesso io ho dato un voto del 5 al 6, avremo un più per incoraggiamento, ma se usciremo da qui e di qua a 5 anni avremo un'autoambulanza che non arriva all'ospedale di Mantova, che è realistico, perché in 20 minuti sapete che un traumatizzato, un colitus, deve arrivare in ospedale e andare in intensiva. Noi ci avremo il rischio di non riuscire ad arrivare all'ospedale. In tutto questo chiediamo semplicemente due cose, mi permettono di suggerire amministrativamente. Una conferenza sulla mobilità durante i lavori, che non costa nulla, provincia, comune, regione, con la polizia municipale che avvisa le polizie municipali quando c'è un lavoro che ostruisce una strada, quindi se cominciano i lavori dalla zona industriale e cominci i lavori, quel giorno lì, che è successo durante le partite di calcio, tu devi dire che se l'autoambulanza arriva qual è il posto per arrivare lì. Secondo, una audizione reale, che allora vengono fuori i veri problemi, presso la commissione competente, che è la Commissione Sanità del Volontariato Sanitario. Ultimo dato, ad oggi su 56.000 associazioni sono iscritte 11.000. E se tu vuoi fare un'attività all'ospedale devi essere iscritta ad oggi. Quindi vuol dire che una legge immaginata bene in questo momento impedirebbe a moltissime organizzazioni che non riescono a lavorare con la burocrazia a non svolgere il proprio lavoro. È un quadro abbastanza drammatico che mi sembra una roba incredibile che non siamo ancora riusciti ad affrontare, di cui tutti lo sanno, tutti spostano in avanti il problema. Adesso